E buonasera, bentornati per un'ultima volta quest'oggi. Vediamo di completare un po' la nostra cartina regionale. C'è una secondaria dove abbiamo fatto prima la nostra missione principale, ma vorrei continuare per Facciamo la adesso con la principale, sì. principale. Vediamo. Andiamo a cacciare altri spiriti. Sì, fondamentalmente, cioè, cioè, non sembra avere una grandissima storia. O Non per ora. quantomeno, non tra una missione e l'altra. Le missioni sono semplicemente vai lì e picchia. Probabilmente alla fine di un atto, non so, di una regione, come si chiama un po' questo cluster di informazioni che stiamo facendo, ci sarà un legame di storia tra questi, appunto. Vediamo. Non penso siano Per il momento missioni siamo lasciate lì solo. al caso. Siamo gli esorcisti privati dei giapponesi. Sì, per adesso semplicemente gli yokai danno problemi, noi andiamo ad esorcizzare. Ciao. Alleu te. Esatto. Dobbiamo picchiare uno yokai, strano. Cosa mi dai? Cosa vuoi darmi? Certo, signorina, non ha freddo. Una pietra focaia? Cosa ci faccio? Te la do in testa per accendere il fuoco? E anche un amuleto può. Bene, io avevo detto che avrei dovuto prendere l'abilità Onyo dei fulmini. Facciamolo. Questo cosa cazzo è? Tre talismani, proiettile di fulmine, permea i tuoi proiettili con potenza del fulmine. Ah, per spararli col fucile. Io sparo proiettili di fulmine col fucile. Cosa carina, devo dire. Complimenti. Per il resto non c'è niente che mi possa soddisfare, tranne qualche abilità katana che potrei anche mettere. Tipo questa che avrei voluto mettere prima. Questa sembra carina, però l'impugnatura alta non la uso granché per adesso. Ma io farei questa. Ok, l'impugnatura bassa. Al momento è decisamente potenziata. Qui c'è un santuario con cui ancora non ho parlato, perché devo preparare l'arte, i miei bigliettini da visita del fulmine. Togliamo fuoco, mettiamo fulmine. Sognambeti, talismani, E cosa sono un più coglione vuoi? perché, esatto, ho fatto il buff, non i proiettili. Ah, Ah! coglione! Quindi quello è il buff dell'arma. Oh, Yes. scusa. Buff dell'arma che io non ho spazio. Secondo me. Secondo me faccio. E questo? No, non credo. Talismano Talismano del fulmine, fulmine. questo. Infatti, su un verde, scelta rapida. Lo mettiamo al posto degli shuriken perché sono un po' tristi. Abbastanza. Posso mettere al posto delle pietre gli shuriken, ma forse la pietra fa più Forse la danno. pietra va più Però è più danno. lenta, per cui gli shuriken magari li teniamo nella schermata principale. Ok. Mi ha dato una pietra focaia. Sì, ma Ok, giusto scusate, per. non volevo. Pardon, non avevo visto la pozzanghera d'acqua. Pozzanghera, è un lago. Porca puttana! Slime. È un mini umeboshi. Esatto! Sì, ma non è vita, smettila! Ti piglio, ti piglio! Stavi per buttare in un altro buco.
C'era qualcosa indietro, tipo. Qua. Au. Porca troia. Oh. Dai, bitch. L'H, no, l'H buona, avevo letto lancia buona. Qui c'è un tesoro, mi dice. Andiamo a qua c'è un Kodama. E quello intendevo. Qui dietro. Sì. Ecco. Nascosto dietro un pezzettino di legno. Senza fare il bagnetto, andiamo. Qui credo di no. Qui neanche. Di poi. Di qui ho un po' paura. Uscirà qualche slime appena vado qua. Guarda, guarda, guarda. No, ma c'è lo stronzo che mi spara. Sì, ma cerca, cerca! Stronzo! Un altro nascosto dietro un muro. Porca troia! Non c'è niente da lottare qua? No, ma... Stavo andando dritto per dritto. Occhio. Stavo andando realmente dritto per dritto. C'è un Kodama da questa parte, ma... Ok. Non aver paura. Vieni fuori, amico mio, che ti salvo. Ti porto a casa prima che qualcuno mi viene a stuprare. Dai. Bravissimo. Ok. Porta. Stavo facendo un passo falso. Questo è uno shortcut. Mm-hmm. No. No, è una stanza del tesoro. La troia. E Raiken. Troia, va preso. Quella è, credo, morte sicura. Mi attacco in salto di sto robo. Sì. Qua c'è un Kodama dall'altra parte del muro. Credo che non sia accessibile da questa parte. Sì, infatti. Ma non c'è niente, non ci credo. C'è solo il tesoro. Eh sì. C'è un amuleto da poter togliere per il muro, qualche muro invisibile, no. No. Vabbè. Qui c'è una strada, stando molto attenti, magari riusciamo ad arrivare dall'altra parte, ma qua è dove sono venuto. Quindi vai di là. Di qua. Sì. C'è un'altra strada che non hai preso. Fin lì ci arrivo. Qua. Per forza. C'è anche un altro Kodama. Ma che paura. Kodama, dove sei? Kodama? Ma dove lo vedi? Ah, era lui, era il nemico. Non pure, era un Kodama per me. Slime. Oh. Due addirittura. Due. Più sniper. Cosa cazzo lanciano?
fuoco sono deboli? Sì. Sì. Ancora. Che troia. C'era un tesoro lì. Ho visto, però se mi spiego. Ok. Che mi chiede a quello stronzo? La tua madre, quella cagna. Come ci arrivo ora? Da. Qui c'è il legno. Qui si va dall'altra parte, sì. Ma non so se ci arrivo. Qua c'è un po' d'amo però. Esci da lì dietro. No, era nemico. No, c'è un Kodama. Ah, eccolo. Ah, è sotto. Posso dici? Sì. Sì. Sempre paura di fare questi saltellini del cazzo. Dove si fa? Non c'è un boss brutto. C'è un modo brutto. C'è un altro Kodama, tra l'altro, un bisolotto di fronte. Tutti fuori. In realtà non lo so, è qua. Una slime. Che cazzo? Vabbè, ci pensiamo slime. Dopo. Secondo me è un po' down, però vabbè. Capisco l'overkilling, ma... Sei andato così. E lì più che altro è veloce a ricaricarsi Raiken. Sì, sì, infatti. Sì, sì, la dissonanza è uno slime. Ma lanciano... Merda. Simpatiche come un paletto nel culo. No. Ok, c'è una porta, c'è un tesoro. Vediamo se posso aprire la porta. Posso aprire la porta. Ed era meglio andare a cercare i tesori. Era meglio andare a cercare un santuario. Sì, che probabilmente era esattamente lì dove te ne sei andato. Che cazzo ne so che parte in automatico la boss fight si apre una porta. La troia non ho neanche roba dietro. Non ho neanche lo spirito carico. Ah, ok. Lui... Oh, quindi è finita anche la regione. No, non credo. Sì, finché l'ogni boss finisce la regione. Bot. Oh, cioè ho finito le cure. Ah. Ok. Sì, c'era Sandokume e il santuario era quello lì a sinistra. Bene, rifacciamo tutto perché è bello. Beh, puoi tranquillamente correre, però penso. Una volta che sei la strada, sì, più o meno puoi. Occhio. Porca puttana. No! Non fare questi urletti, però. Cazzo. Un coglione. Sono un coglione. E che io potrei anche dirtelo, cioè te lo dico anche, ma ora che te lo dico l'hai già fatto. Facciamo che ci vedi tu sotto, stronzo. Pezzo di merda. No! Come confonderli? Allora, da qui... Sì, a sinistra. Sinistra qua, dici? Sì. Sì. Questo è il mio Kodama. Vai giù, grazie, gentilissimo. Poi.
qui c'erano le tue slime. Qui si andava. Penso che in Destra. realtà posso andare. No, devo andare da qua perché qua non sono andato. Ma dove? Qui c'è anche un kodama. Ma dove? Qui cazzo c'è un kodama. Senti, c'è una porta chiusa, quindi qua non ci sono stato. Dovevi già fare, ma dove faccio un qualcosa di grosso? Tesoro. Ah, roba da spaccare. Qui. Credo sia finita la mappa qua. Però c'è Però c'è roba dietro. qualcosa. Il tesoro è un nemico. Ok. Sembrava un kodama, in realtà. Non poteva essere un kodama. Ok, invece andando da qui, se non muoio. Vacca di tua madre. C'era una strada. E a me sembrava c'era la strada anche lì, onestamente. Perché dovete mettere l'acqua nei villaggi? Io mi perdo. Io ti perdi normalmente. Vabbè. Sì, ma che ne dici magari di colpirlo? Porca troia, oh. È bellissimo come canna. Mi hai rotto la minchia. Rompicazzo, spadaccino esperto. Allora, cosa cambia andando di qua o andando di là? Andiamo Non lo so. di qua. Prima sono andato di qua, credo. No. No! Ma cazzo! Io sono schivato! Ok, di qua non ci vado. Non ce la farò mai. Porca puttana, cosa cazzo ridi? Cosa cazzo ti ridi? Non rido. Tra un po' faccio giocare te, vediamo quanto sei brava. No, assolutamente no. E allora non rompere il cazzo. Brutalizzo anche se non serve. Qua non c'è niente. Ok, direi che non vado da qui. Qui c'era uno slime. Ok,
che mi stanno mangiando male. Lì c'è il boss. Sì. E porca Dio, tra un po' partono i bestemmioni. Sono ovunque. Assolutamente ovunque. Quello è un Kodama però. Non so dove, ma c'è un Kodama. Per adesso voglio solamente un fottutissimo. Come ho fatto tutta quella vita? Sai che non lo so. L'avevo colpito in qualche punto particolare probabilmente. Nell'occhio, da qualche parte. Non lo so, mi hai tolto troppa vita. Neanche io lo so. Allora, qui si può andare avanti. Senti, questo si butta così. Sembrava molto un undead di Dark Souls, di quelli brutti che trovi all'inizio di un persecutore. Allora, qui... puoi facendo il giro dritto, quindi sì. No, proprio anche no. Quello è un santuario. C'era il santuario, non l'ho vista neanche la nebbia nera. Non avevi visto la nebbia nera? Pensavo fosse dall'altra parte, non lì. Questa mappa è orribile. Ma che tumore stavano pensando quando hanno fatto sta roba? Più che altro non si vede la differenza del legno e dell'acqua. Ma veramente? Torniamo a noi, era dritto prima. Scappando da sta merda. Nella porta lì. Da qua. Scappando da altra merda. Qui non c'è niente. Devo forse andare. Hai rotto il cazzo. Ma porco. Sì. Sì. Vaffanculo. Tuo cane lì. Si è girato così male a caso. Non mi è preso il cane. Cazzo, no. C'era andato sul cane. Stupido cane. Ah.
calma. Cane ce l'ho, gli amrita li ho già persi. Bene. Siamo in questo posto di merda. Posso anche ricaricare un attimo le batterie. Che ho usato un amuleto. Tutta sta roba non mi interessa. Allora, qui mi dice che c'è un tesoro. No. Quello. Qui posso tornare indietro. Ma potevi andare anche da dietro dietro. Dovevo ammazzare lui. Ok. Dietro dietro. Da dietro al santuario potevi andare. Sì. Sì. C'è la strada. Da qui. Qua destra. No. Ma oh, sì. Aspetta, non lì. Non lì. Sinistra. No. No. Sinistra. Ma non ci vedi? È uguale per me. No. Sarò daltonico. Cioè si vede che è... Ma devo dirti, per me è uguale. Che ma, buio. Ma io vado sui tetti. Questo è un nemico, non è un Kodama. Non è un Kodama. C'è un'altra scala. Ma torno comunque sempre lì. Ma c'era un'altra scala? Non l'hai vista. L'avevo vista, ma cosa cazzo devo scendere da quella scala? Me lo spieghi? Ma se non no! Andavi in... No! Okay. Se mi sono buttato in quel modo era perché volevo andarci in quel modo addosso per fargli danno. Oppure pensi che sono scemo e vado così a caso? No. Probabilmente sì, però... Cosa so? Altro? Ma penso che non ci puoi andare. Non lo so e non mi interessa. Cioè lì cosa cazzo devo farci? Cos'ho da guadagnare a scendere lì? C'è qualcosa? Luce. È che non si può giocare in questa cazzo di mappa. Però, che cazzo. Oh. Dai. Ma hai ragione. E sti cazzo di cosi con l'ascia che hanno una swingata di 330 miliardi di gradi. Tu non puoi schivare. Perché il gioco ti dice di no. E se schivi muori. Se schivi muori, se non schivi non muori. Tanto vale, cazzo vai a fare. Che palle. Questi pezzi sono veramente pensati male, però. O sono pensati apposta per essere cancri. Questo chiaramente non posso farlo, perché io gli cado da 200 metri in testa, mica lui mi prende a volo così, gli arriva una spada sul cranio, ma non gliene sbatte una minchia, lui... Swinga! Continua a agitare quell'ascia in maniera ignorante, puttana Eva. Che palle! E poi, cioè, devo pure aspettare che va via, perché lì che patrolla. Cioè, guardalo. No. E poi ti spinge pure. Cioè. Raiken, penso che tu. Oh. Quella l'hai accesa. Questa l'ho accesa, ma non cosa so cosa serve. Ho acceso una torcia. Sì.
Non lo so. Più che altro secondo me il boss ti ha shottato perché ti Ecco, vedi manca qua fare serve la scala? Ne qualcosa. avevo un'altra ancora. No, Non è la è la stessa. stessa. Quindi ti serve semplicemente per fare questa cosa. Di qua, boh, io ci vado. Ma non mi pare, cioè c'è il santuario lì, non c'è Sì. niente. Però qua c'erano le piotte. Puttana però, cosa che c'è? Niente, che non si capisce, cioè è tutto. Allora, salviamo perché quel pezzo non voglio più vederlo. Salviamo, parolone. Bene. Perché non l'ho ancora. Ah sì, l'ho aperto ma non posso trasportare quello che c'è dentro. Quindi rimane lì. Esatto. Allora, Lì qui posso non andare a credo che destra o a puoi sinistra? andare. Alla sinistra. Infatti. Vabbè. Comunque no, perché lì ci sono andato con il tetto. Io sono un coglione. Devo smetterla di fare il coglione. Sapere da chi cazzo hanno preso l'idea di fare una mappa del genere. Ma porca puttana. Cioè, cazzo, poi fai da scioni. Non puoi permetterti di più. Non posso fare un dodge. Occhio, occhio. Quindi da qui semplicemente devo farmi la strada per tornare al boss in mezzo alle slime. I martingegni come quello non ce n'erano altri. Qui Ho visto solo quella luce però lì. c'è un cazzo di Kodama. Da qui dietro. Utile la mappa però che ti fa vedere quella mappa. Almeno quello. Allora, ok. Il boss Sì. È era subito verso lì. qua a sinistra. Però. No, c'è dritto. Sì, è subito lì dritto. Però deve essere servito a qualcosa accendere quella torcia. Qua c'è un Kodama, no No, è è la una slime. slime. Vado con tre elisir, wow. Tipo lì a sinistra non c'è niente. A sinistra c'è un tesoro, ma. Oh Madonna. Perso cazzo di tesoro. No, non C'è un c'è qualcosa che brilla in fondo. niente. Non mi pare. No. La troia. Sono Fanculo, anche. tutti e due. Non c'è niente. Non mi refullo, vero? Non credo. Vediamo. Ah, a me fa paura quel coso grosso. Si può skippare? Ovviamente anche lui sarà. Non avrà resistenza al fuoco. Ma qua
qualcosa di sbagliato c'è in questo. Cioè, quella torcia deve servire a qualcosa. Cioè, non è che ti mandano lì ad accendere una torcia a caso. Cioè. Però. Boh. Baffiamo l'arma col fuoco. Sì, hanno messo un boss facile facile e poi... E poi un cancro. E poi un cancro. In una mappa cancro. In una mappa cancro, esatto. Che cazzo gli andava? Ci mancava poco per la gangbang. Cazzo deve farci Dark Souls questo gioco? No, no, veramente. 100% si muove. Penso che devi accenderle. Sono tre torce, una accesa e due spente. Probabilmente devi andare, vedi che una accesa. Che ci fa? Oh, devo affallarlo. Se non mi lanciasse però le slime addosso. Questi gli fanno danno, ma... Cos'era quello? Lo so, volevo continuare a sputare. Ovviamente prende più danno in quel punto giallo. Cazzoia. C'ha un punto giallo sulla mappa. Però cioè sulla... sulla mano. E verso la, alla fine ce l'ha su tutto. Probabilmente prende più danni lì. È una stronzata. Rompono il cazzo le slime all'inizio. Sì. Ok. Va bene. Posso farcela. Se ci arrivo senza sclerare troppo. Posso farcela. Il problema è quello. Qui soprattutto. Il problema è che lì non puoi passare. Materialmente lo devi uccidere però, non puoi andargli. Stavo volando giù malissimo. Sì. Entra dentro diretto. Allora, subito baffiamo l'arma. La cosa è un sciolto, tra l'altro.
lavoro. Però non fai in tempo ad arrivarci, attaccalo e basta. Anche le bombe prendono un po' di danno. Sì. Probabilmente qui il cato gli farebbe molto più male. Sicuramente. Tu pensi che io posso attaccarlo? Se ti avvicini succede questo. No, non puoi attaccarlo, mi... Se avvicini ti shotta. No. Sono io? Ok, ho un altro quarto d'ora buono. Mettiamo cato. Secondo me gli fa molto più male. Prova. Non è milicato. Ah, vero. No, niente. Non faccio nulla. No. Vero. Posso provare a vedere se ho oggetti che mi aumentano, tipo questi qui, che mi aumentano il danno di fuoco. Ottimo. È partita la connessione. Allora, danno elementale, questo lo aumenta. Però magari sordiremo per livello. Allora. Controfuoco, potenza, magia. Potenza più 8. Potenza più 6. Però non c'è nulla di danno. Di danno particolarmente aumentato. L'unico è questo, livello 40, proviamo. Tutto il ventaglio Kodama per ora, che tanto non serve. Danno fuoco già in realtà ce l'ho bussato. Infatti. Non ho delle bombe migliori. Queste cosa sono? Non si sa. Cote, samuleto, bombe. No, 5 bombe blu, ma solo una viola. Posso mettere al posto degli shuriken. Sempre del danno extra. Sì, ogni tanto le bombette gli facevano un po' di... Ah, le bombette lo mangiavano.
Ma porca tua madre! No, niente, io devo arrivare per forza con un elisir in meno. Già. Elisir e vita in meno. Veramente è bruttissimo come posto. Una mappa. Boh, se ci sono missioni secondarie non farle. Cancro, veramente cancerogeno sto pezzo, non mi piace per Mamma mia. nulla. Però secondo me anche le altre due torce grandi si possono accendere. Per farmi parlare, no? Sì. Probabile. Non so dove. Che non andai troppo mini, se no ti sparano. Tua madre. Perdiamo tempo. No, non è che spegne lui. Che Quando la usi si finisce. spegne, poi finisce. Ho avuto paura. Oh, lo fa comunque. Ok. No, quindi quell'attacco lo fa proprio comunque. Non c'entra se gli stai vicino. E probabilmente gli fai malissimo quando, se riesci a resistere. Anche le altre si possono accendere sicuramente. Ah, ho già trovato un lato sbagliato. Cazzo! Cazzo! Oh, questo è complicato. Fastidioso! L'ho Cioè, già indietro, complicato anziché a sinistra, sono un no. coglione. Complicato no. Sono un coglione. È fastidioso, sì. È fastidioso arrivarci. Ah, Ah. ah, Pelo. cazzo! Attenzione, non perde ancora vita. Attenzione, forse riesco a fare un rush normale senza esplodere. Ora, occhio a non cadere nelle fottute vasche. Ok, sono arrivato vivo. Oh mio Dio, non ci credo neanche io. Mio Dio. Ma tu puoi mettere l'altra cazzo di schermata, per favore? Sì, scusa. No, ovviamente però stoppa l'audio. Non devo essere qua. Ok, io mi devo concentrare, devo pensare a te che fai cagate, ma porca puttana. Se ti arriva male così, però non ci si può fare niente. Le due slam all'inizio, ti giuro, sono il fastidio. Non lui, lui è una stronzata. Il Rush e le due slime. Per il resto, davvero è. Certo. Uno o due tentativi al massimo. Che poi le altre torce saranno dall'altra parte, non lo so.
Probabilmente nel posto dove hai detto no, non ci vado. No, poi sono tornato in realtà. Beh, come cazzo cade lì? Come? Me frega un cazzo di quelle torce di merda. Sì, si fa comunque, non è quello sicuramente il problema. No, non si fa comunque. Io me ne vado, basta, ok. Facciamo che quel fottuto boss lo facciamo domani. Domani sera lo picchiamo, io oggi non ce la faccio, lancio qualcosa. Basta così, calma, vado a farmi 10 tisane. Esatto. Perché, boh, questo gioco mi turba. Questa mappa è l'apoteosi della cattiveria umana, credo. Sì. Quindi... assolutamente sì. abbiamo fatto tutta la missione, cagate varie, eccetera, eccetera. Il boss lo facciamo qui. Basta. No, non ce la faccio. Pausa. Quindi, grazie mille per aver seguito questa serata di Scleri. No, dai, è andata bene fino adesso. Sì, va bene, ok. Alla prossima. Ciao.